Buongiorno e ben ritrovati in questa nuova analisi di Monza Chievo Verona, giocata all'U Power Stadium, nel quale il Monza non riesce ancora a regalare la prima gioia ai propri tifosi e diversamente però dalle prime 3 giornate trova addirittura la prima sconfitta. Infatti il Chievo Verona di Aietti espugna il Brianteo per 2-1. Il Monza si ripropone col 4-3-1-2 dopo l'esperimento del doppio trequartista forzato, possiamo dire, a Pisa. E deve dare delle risposte in questo momento di campionato. E l'inizio è, per quanto riguarda il temperamento, molto aggressivo. Il Monza che prova a far gioco, chiude quasi il Chievo nella propria metà campo, però con azioni un po' confusionarie, ecco. Però è un Monza che fa vedere di voler esserci nella partita. Un Monza che va in vantaggio con un rigore dubbio, per usare un eufemismo, col primo gol di Kevin Prince Boateng, elemento ancora estraneo, un po', per così dire, in questo Monza. E quindi un Monza che parte aggressivo, parte il solito Monza che vuole dominare la gara, con dei dialoghi nello stretto importanti, capitalizzati da Frattesi, ancora un'ottima partita per lui, un grande lavoro delle punte, Deni Mota soprattutto, anche dopo quando vedremo il Monza rimane in 10, fa un grandissimo lavoro, salvo essersi mangiato un gol davanti alla porta che poteva indirizzare la partita, però per quanto corre questo talento portoghese, ci sta che arrivi davanti alla porta un po' stanco, ecco. Finotto che purtroppo esce per una distorsione alla caviglia, speriamo niente di grave, si prende questo rigore appunto un po' dubbio, fa un grande lavoro fino a che resta in campo. E è un Monza che abbassa come sempre Barberis tra i due centrali di difesa, ovvero Paletta e Bellucci, per costruire a tre, lasciando liberi i due terzini di spingere un'altra grande prestazione di Donati da una parte e Lepore dall'altra. Barberis che già dall'inizio, ma in generale i tre dietro per ripartire, sono molto lenti e molto macchinosi. Infatti già dopo 10 minuti Brocchi rimprovera Barberis in questa sua lentezza e poca gestione della palla. Ecco, è un Monza che però nel primo tempo riesce a schiacciare il Chievo, riesce a fare la sua partita fino a che non c'è l'episodio che fa girare totalmente la partita. Uno degli elementi più esperti in campo di questo Monza, ovvero Antonino Barella, compie un'entrata sciocchissima, già ammonito, si fa espellere e lascia i suoi compagni a dover giocare in 10 per più di un tempo intero. E ovviamente nel secondo tempo la partita cambia totalmente. Brocchi mette i suoi con un 4-4-1, con Deni Mota isolato, che però continua a fare quel grandissimo lavoro che dicevamo, addirittura parte esterna, arriva davanti alla porta, si fa reparto da solo, insomma, Deni Mota, un grande talento da tenerci stretto questo Deni Mota. Però il Chievo ovviamente sfruttando questa situazione della superiorità numerica e intensificando anche molto il palleggio, che non si era visto così nel primo tempo, arriva in un battibaleno, riprende la partita e riesce addirittura ad andare in vantaggio con la doppietta di Georgevic, ex Lazio. Era nell'area che potessero arrivare questi due gol, questo gol, o comunque questi due gol del Chievo, che ribalta la situazione. E non si vede però una reazione del Monza, quella cattiveria agonistica che nonostante ci fosse una inferiorità numerica e ci si aspettava appunto un certo tipo di secondo tempo, non c'è quella cattiveria agonistica, ecco, che probabilmente molti tifosi avrebbero voluto vedere dopo 3 pareggi consecutivi. C'è sicuramente l'infortunio di Finotto e quindi aver dovuto togliere un centravanti di ruolo e l'espulsione di Barilla fa abbassare molto il baricentro del Monza. Queste sono tutte comunque attenuanti che Christian Brocchi può avere, ecco. Però ripetiamo, non si è vista quella cattiveria agonistica e quella voglia di verticalizzare, quella velocità nel verticalizzare. Un appunto ancora, come fatto per la partita di Pisa, ai due terzini, perché Giulio Donati ancora a sinistra, non nel suo ruolo, fa una grandissima partita. Checco Lepore, anche lui fa una grandissima partita di spinta a cercare. A volte si fa trovare quasi libero e non viene servito dai due centrali di difesa che avrebbero potuto rischiare di più il lancio. Ecco, io sono convinto che i nostri due centrali di difesa, Bellucci e Paletta, siano troppo uguali. Non sono difensori che si completano, servirebbe un difensore un po' più veloce, che fa cominciare la manovra, un po' più elegante, un po' più di corsa, ecco, anche per recuperare in situazioni di emergenza. Detto questo,
Tutto questo appunto può creare una situazione di crisi, di sfiducia, possiamo dire, nei confronti di Brocchi, ma anche per gli stessi calciatori. È un momento così per il Monza, è un momento che va superato. Questi momenti possono essere superati solamente con una vittoria e cercando di fare un filone di vittoria. La Serie B è lunghissima, è un campionato che dà opportunità di ambientarsi all'interno del campionato stesso. Quindi non ci perdiamo d'animo, sempre Forza Monza e ci vediamo alla prossima analisi.